Quest'ultima mezz'ora la dedichiamo a domande e risposte. Queste sono le domande raccolte nel modulo, molte, io rimarrei qua su segreteria digitale perché domande riferite sui siti le potrete poi rivolgere oggi pomeriggio. Su questo, prima che voi andiate, nel caso andiamo proprio alle 13.30 o magari qualche minuto dopo, in auditorium WordPress, workshop WordPress. Drupal sarà in aula vetri, sapete, no? Quella che entrando è sulla sinistra. Joomla, per chi è esperto qua degli ambienti, è l'aula Gradoni, mentre per LibreOffice e strumenti liberi sarà un'aula di questo piano. In particolare, quindi, WordPress è facile, qua, Drupal pure, entrando sulla sinistra, per chi andrà a Joomla o a LibreOffice, l'appuntamento sarà alle 14.25, qui davanti all'ingresso, i formatori vi porteranno direttamente dove si svolgerà il laboratorio. Quindi mi raccomando, 14.25 per partire con i workshop pomeridiani. Adesso io qua chiamerei Mario, penso Doria che c'è ancora, è andato? Ok, se però volesse rispondere, non so se c'è Federico o quant'altro, chi vuole, naturalmente siete qui, e Roberto Scano. Vi lascio quindi a voi più domande dal posto. Chiedo adesso a Mario di vedere tra le domande che qua sono riportate e magari di sceglierne un paio con possibilità di rispondere in modo conciso tra quelle di cui non ho ancora parlato. Allora, dove posso archiviare i dati? Sicuramente in un ambiente sicuro, non in una LAN, non su Google Drive, non su Dropbox, non su una pennetta, non su un CD. Cioè un ambiente sicuro e possibilmente certificato. Dunque, è vero che non è più obbligatorio nella gestione, questo non l'ho sentita da nessuna parte, non so se chi ha fatto la domanda potesse magari informarci se ha sentito da qualche parte questo, ma per quanto mi riguarda il manuale di gestione è totalmente obbligatorio, tant'è vero che la parte relativa alla conservazione diventa un allegato obbligatorio al manuale di gestione. Che cosa bisogna ancora stampare in segreteria e che cosa non occorre? Non c'è nulla da stampare, ovviamente se io stampo qualcosa poi devo lavorare per farlo diventare digitale e magari dotarlo di una dichiarazione di conformità. Bisogna essere rigidi, se cominciamo a scantonare è fatta, cioè un'amministrazione digitale è digitale punto, non è un qualcosa, la digitalizzazione non è un accessorio che si fa quando si ha tempo. Come possono essere conservati gli atti in formato digitale, in modalità digitale? Beh, la risposta l'ho già data prima, cioè sicuramente in un ambiente sicuro, in un ambiente che sia protetto anche da operazioni relative a disaster recovery e continuità operativa, cioè non può mai fermarsi e non può mai perdere pezzi per strada. Quindi i contratti che voi andrete a fare dovranno essere contratti che prevedono, nel caso cedete i dati verso altri, un contratto di outsourcing informatico con precise condizioni di restituzione dei dati qualora voi volete cambiare fornitore. Vi ricordo che i dati che noi trattiamo sono patrimonio dello Stato, appartengono allo Stato, nessun fornitore può appropriarsene chiedendoci tangenti per farceli, no tangenti, chiedendoci, vabbè insomma, chiedendoci soldi per darceli indietro. Certo che se c'è un operatore che deve lavorare per darci i dati, questo è ovvio che bisogna pagarlo, ma non certamente se non mi paghi non ti do i dati indietro, come è successo lo scorso anno quando sono state alcune ditte denunciate per cartello. Oltre ai dati anche le strutture. Ah, certamente il record per forza. È stato accennato prima che il dato non è, cioè il file, il documento non è semplicemente un file da mettere in una cartella degli archivi digitali, ma è un file da arricchire di mette informazioni senz'altro, ma anche un file che deve generare il proprio record di gestione, cioè un record che accompagni questo documento insieme a tutte le mette informazioni di cui lo necessita. Quindi in caso di migrazione
da un fornitore all'altro, perché ovviamente noi non possiamo essere obbligati per tutta la vita. Io non ho fatto un contratto che va dall'AL, io ho fatto un contratto che è un abbonamento con la ditta che mi ha detto quando smetti di pagare abbiamo chiuso il contratto, quindi è un abbonamento come se fosse di una rivista, voglio dire. E comunque sempre un contratto di outsourcing informatico dove ci sia chiaramente definito dove i dati dovranno risiedere se sono fuori, o dove i backup dovranno risiedere se sono fuori, ovviamente sul territorio italiano, preferibilmente al massimo possiamo pensare all'Europa. Obbligatoriamente in Italia. Dunque, la dichiarazione di conformità di un documento nativo analogico deve essere fatta quando viene spedito, no, deve essere fatta quando io lo... No, non può esserci un documento analogico all'interno della mia amministrazione. Come entra nella mia amministrazione un documento analogico deve essere immediatamente sottoposto a digitalizzazione, quindi deve essere trasformato in documento digitale e contenere al suo interno o parallelamente la dichiarazione di conformità prevista. Modalità di pubblicazione di atti e documenti sul sito istituzionale. Posso solo farvi una differenza fondamentale. L'albo è destinato a contenere documenti. La trasparenza per sua natura è destinata a contenere dati. Ecco, questa è la fondamentale differenza fra albo e trasparenza. In albo, al pari della Gazzetta Ufficiale, ci vanno solo e esclusivamente documenti che abbisognano di pubblicità per essere legali. Cioè, quindi, se io metto un documento all'albo è legale, se non lo metto non è legale. Quindi se io all'albo non metto un bando di gara, quel bando di gara è nullo per natura. Quindi un contratto con un esperto, un contratto con una ditta, se non lo metto all'albo è nullo per natura. Cosa vuol dire nullo per natura? Vuol dire che se il dirigente, il DSGA, con tanto di firma analogico o digitale, hanno pagato questa fornitura, dovranno rimborsare soldi allo Stato qualora intervenga qualche controllo che ravvisa che quel qualche fornitore che vi fa causa perché lo avete escluso offuscando l'informazione. Dopo il DPCM 3, la scuola dovrebbe attivarsi per l'acquisto di un sistema di gestione documentale, quali caratteristiche sono da considerare per acquisto efficiente? Beh, insomma, questo è un discorso un po' lungo, cioè non ce la faccio in due parole. Io posso dirvi che è fondamentale, come vi ho detto prima, che il documento nel momento in cui entra nel sistema di gestione dei flussi deve entrare in un ambiente unico e non saltare da un'applicazione all'altra, creando il rischio poi che questo documento possa interrompersi nel suo percorso e quindi interrompere la legalità di questo atto. Specifiche tecniche ideali per la gestione e conservazione, anche qua fa parte della risposta che ho già dato. Ok, va bene. Per quanto riguarda la digitalizzazione, ho finito. Velocissimo però. Bene, domande dal pubblico? Prego. C'era la domanda sul passaggio dei dati. L'abbiamo saltata? Sì, quella da Axis. Qual è? La 4. In vista della demotizzazione della segreteria, come posso trasferire i dati fra software diversi? Cioè il tracciato record e il file. Ovvio. Ed è chiaro che il record deve essere compatibile con il dettato normativo, quindi non è che ci si può inventare il tracciato record, deve essere conforme a quanto previsto dalle linee guida e dalle norme che hanno determinato questo cambiamento, diciamo. Da 6. No, ho già dato risposta. Assolutamente. No, quale drive troppo, usateli per le vostre cose, per giocare, ma non certamente per conservare documenti che per loro natura sono oltretutto dei cittadini, quindi non possiamo metterli da qualche parte senza sapere dove sono. Io non so dove i file di Dropbox siano residenti, non so neanche dove li tiene Google. Qualora queste ditte spengono, cioè scompare dalla nostra memoria archivistica, assolutamente. Tra l'altro c'è l'obbligo di tenerli sul territorio nazionale. Sì, esatto, c'è appunto l'obbligo del territorio italiano. Avevo sentito che ci si era allargati nell'ambito europeo, però ecco, grazie mille. Altri numeri che non ho...
7? Tombola! Volevo far veloce, l'ho saltato un po'. È possibile condividere procedure, strumenti, risorse, moduli per migliorare la... questo è quello che io desidererei, cioè la condivisione delle risorse e degli strumenti in una pubblica amministrazione non dovrebbe essere lasciata a se stessa come invece oggi è lasciata, facendoci fare scelte completamente diverse una dall'altro e quindi impedendo il contatto tra archivi e l'interoperabilità tra i sistemi. Bene, ancora, anche pensate durante le relazioni, Una domanda per alzata di mano, chi di voi è interessato veramente a questa rete costituenda? Ampia maggioranza, la facciamo. No. Bene. Poi altri spunti che non siano tecnici sui siti rispetto, perché questi li vedremo successivamente. Domande, dubbi? Una piccola precisazione in ordine alla sicurezza delle transazioni. Noi tutti abbiamo un sito web su Aruba o su altri provider con un protocollo HTTP e spesso, come nel caso della mia scuola, ma ci stiamo attrezzando per cambiare perché mi sto portando il web server dentro qualora il comune mi darà un po' più di banda e anche il registro, cioè questi ambienti devono vivere in un ambiente di sicurezza e quindi un HTTPS. Non so se vi ricordate, l'anno scorso CC Web è stato bucato da degli studenti. Perché? Perché con un semplice software per l'indagine sulla rete, come potrebbe essere Sniffer, basta connetterci ad una rete locale e vedere transitare tutti i dati in chiaro che vengono digitati su quella rete. Quindi questi studenti cosa hanno fatto? Si sono collegati alla rete locale, normalmente si fa così, quando si è a scuola ci si collega alla rete della scuola e hanno memorizzato nomi, utenti e password dei loro insegnanti perché passavano dai loro monitor e furbetti si sono aumentati i voti di pochissimo sperando che gli insegnanti non se ne accorgessero. Questo è accaduto perché questo prodotto in quel momento i dati transitavano su un protocollo HTTP. È chiaro che nella mia scuola c'è questa urgenza perché ovviamente fa parte di qualcosa di veramente urgente quello di dotarsi di un HTTPS, quindi la soluzione che stiamo prendendo è quella di portarci in casa il registro e quindi riuscire poi ad attivare il nostro protocollo di sicurezza e tenere protetti i nostri dati pur facendoli accedere dal web. Prego. I revisori che fine fanno in questo contesto? Perché vogliono vedere carte. I revisori sono come tutti noi dipendenti dello Stato e devono rispettare la legge. Quindi quando i revisori mi chiedono i documenti, io li metto via FTP o li allego ad una pagina web del sito della mia scuola e gli trasmetto il link e che se li prendano. Cioè non vado certamente a dar loro delle email cariche di allegati che potrebbero riempire la loro casella di posta elettronica e quindi rendere inefficiente la trasmissione. Metto pubblico i documenti su una pagina web del mio sito e passo loro il link. Se vogliono che io li aiuti nei conti, nessun problema, posso anche compilare dei file di Excel per aiutarli a fare i controlli su di me, ma certamente non potrò dare loro carta per un semplice motivo, non ce l'ho più. Compili Excel? Sì, anche. Cioè, Excel è un open format. No. Sì, comunque posso anche dargli il CSV, ma dopo si arrabbiano magari. Sì, prego. No,
Buongiorno a tutti, scusate, prima Roberto mi ha tirato in ballo un paio di volte. Come info, io sono il presidente dell'ente nazionale che segue la normazione tecnica in ambito informatico. Ecco, comincio subito da voi. Excel è uno standard. È uno standard di fatto e non uno standard di rigore, nel senso che la parte di Excel. Scusate, non sono abituato. Normalmente ho una voce abbastanza grossa da essere raggiungibile anche dal fondo. Allora, stavo dicendo, Excel è uno standard de facto e non de jure, mentre in realtà la parte Excel standard ISO è poco utilizzata, si chiama Office Open XML, è il 29500, oppure c'è l'altro standard sempre di formati documentali che è l'ODF, che è il 26300, ma non è per numeri che volevo, sono salito qua sopra, ma soltanto per dirvi due cose. Una, la normazione tecnica può aiutare. Ho visto prima con molto interesse l'interesse del professore dell'Insubria, non mi ricordo come si chiama, e ho visto anche sopra come? Gianni Pensodoria. Ho visto con molto interesse quella presentazione, ho visto con molto interesse il logo di ANORC. ANORC, che è un'associazione nazionale dei conservatori digitali, perché tutta la parte di archivistica digitale sarà a breve normata come professione tecnica all'interno di un info. Professione regolamentata all'interno di un info. Così come prima si parlava di accessibilità, non solo Agid si è dotato rafforzato, diciamo così, il suo team, ma in un info a settembre, perché ci sono i tempi tecnici per fare determinate cose, in un info a settembre partirà un gruppo di lavoro, una commissione tecnica che interfaccerà direttamente la commissione dell'ISO, che ha fatto diventare il CAG 2.0 in ISO 45500, che è la norma, e diventerà anche quella norma italiana, quindi ci stiamo attrezzando anche per l'accessibilità. Inoltre Digicomp, parte diciamo utente, Roberto, tu sei un socio di Uninfo come IGUA, sei un socio di Uninfo come Agid, se c'è questa necessità di farla diventare norma tecnica, basta fare la richiesta e, come abbiamo fatto per ECF, la facciamo diventare anche norma tecnica italiana senza nessun problema. Dico norma tecnica, è importante la cosa, perché? Perché una norma tecnica ti dà praticamente ti dice come fare bene qualcosa. Allora, in origine erano soltanto le norme tecniche, venivano viste per le viti, oppure io personalmente sono laureato in ingegneria elettronica, ho fatto il liceo classico, la prima volta che ho sentito parlare di una norma tecnica è stato all'esame di disegno 1, si parlava del disegno tecnico, la norma 1XYZ. In realtà adesso, lavorando e vedendo spesso e volentieri in questo campo, vedo che tantissime cose potrebbero essere risolte o potrebbero essere in qualche modo facilitate dalla presenza di norme tecniche che magari esistono e non sappiamo nemmeno che ci sono. Tornando all'esempio dell'accessibilità, qualche giorno fa Agid ha pubblicato, o meglio, ha messo in richiesta pubblica e pubblicherà a breve le linee guida per il posto di lavoro dei disabili. Si doveva inventare doveva prendere delle definizioni per il posto di lavoro. Domenico Natale, che ha grande esperienza del mondo ISO, ha trovato una norma che è la ISO 9999, che riguarda solo ed esclusivamente le definizioni del mondo per i disabili. Ci sono tantissime altre norme. La cosa importante è che con la norma tecnica io riesco a mettere in piedi, vicino allo stesso tavolo, un po' come fa la comunità di pratica, come voi, metto insieme intorno allo stesso tavolo l'intelligenza, oppure le aziende, oppure le associazioni, oppure le scuole,
le amministrazioni pubbliche, e il cui unico scopo è quello di fare qualcosa che poi dopo sarà condiviso tra tutti gli altri. Non è la normazione tecnica si basa sul consenso, per cui, come dico sempre a Roberto, siccome lui la pensa in bianco, io la penso in nero, la norma tecnica che uscirà fuori sarà quel grigiolino che piace a entrambi. Io ho finito. Come scuola noi siamo sempre interessati, no, di fronte a questo panorama così presente, perché abbiamo cominciato veramente a lavorare con gli standard, con l'idea della norma davanti. A volte ci siamo un po' bloccati, perché a volte però ci siamo un po' bloccati perché la sentivamo non tanto difficile da realizzare, perché poi bene o male c'è sempre stato anche lo sforzo di vedere che cosa voleva dire da parte nostra, che non siamo professionisti, riuscire a pubblicare in modo standard o a norma. Ma la cosa a volte ci ha bloccato è vedere che invece in tanti altri luoghi anche cose molto molto più terra a terra non venivano rispettate. E allora è quello che noi chiediamo: d'accordo questo lavoro con le norme, ma possiamo fare, rimanendo bassi bassi sui nostri cavalli da battaglia di una volta, fare che i nostri ministeri non pubblichino più veramente i PDF non a norma, che sono la prima barriera verso l'accesso alle cose, e non ne possiamo più, non ne possiamo più, perché noi da anni che lo diciamo, e non ci dà fastidio tanto non essere chiamati in questi pseudo tavoli pur importanti, non ci interessa questo, a noi interessa che i nostri docenti disabili, che i nostri studenti disabili, le nostre famiglie disabili, quando vanno in un sito di un'amministrazione pubblica, possono accedere al documento. Questo credo che debba essere il primo, primo impegno, facciamo questo tavolo con questi enti, tutti siedi, però se solo rispetti questo, se no io leggo contraddizione. Io sono assolutamente d'accordo, ci provo in tutti i modi possibili e immaginabili, ma spesso e volentieri ti arriva la fotocopia elettronica. Mi spiegate per quale motivo uno stampa tutto lì? L'ordine del giorno lo scrivi con un word processor, no? Perché oramai non si usa più la macchina da scrivere. Lo scrivi col word processor, lo stampi, lo firmi e me lo mandi in formato elettronico. Lo stampi, lo firmi, lo scannerizzi, o meglio, lo passi allo scanner, per scannerizzare, non so se esiste in italiano, lo passi allo scanner, ne ottieni la copia digitale e me la mandi. Senza il visto di conformità. Visto di conformità, lascia perdere, perché quella sarebbe troppo complicato ottenerlo, no? USR, cioè, cosa c'è chiesto per l'approvazione di conto consultivo? Ma la norma tecnica, validità scientifica. Io guardo, sai che sono un talebano, così mi ha battezzato il povero ispettore Tarantini, no? Ecco, quindi io sono un talebano rispetto a queste robe qua, come diceva lui, e comunque io non gli do la carta, punto. Vengano a prendersela, cioè io non gliela do, come non ho mai dato la carta ai revisori, come oggi sono riuscito ad ottenere dalla ragioneria l'invio di tutti i decreti digitali. Quindi alla ragioneria gli mando tutto digitale, da qualche mese si sono attrezzati, ovviamente con il semestre di signatura di protocollo, è chiaro che gli si è lasciato anche loro il tempo di organizzarsi, e fino a qualche mese fa davo alla ragioneria provinciale dello Stato copie analogiche di documenti digitali munite di visto di conformità.